La forza, la determinazione e la volontà di tirare avanti nella mia famiglia era abbastanza collaudata, perché purtroppo la mamma è rimasta vedova con 8 figli ancora molto giovani. L'ultimo aveva 1 anno e mezzo. Era Carlo, e Carlo, quando non era preso dal lavoro, da tante ore di lavoro agli altiforni, era attratto per scaricare la tensione, il peso dalla montagna, e lì si sfogava. Ha iniziato ad andare in montagna con quel poco che aveva di vestirsi, a piedi, non aveva scarpe, arrampicava a piedi nudi, poche corde di canapa vecchia. Però l'entusiasmo di arrampicare era forte, e quando quel momento tragico in Grigna lui perse la vita, ha lasciato il testimone e chi l'ha raccolto? I due fratelli più giovani, Antonio, che era proprio l'ultimo, e io. Si dice: chi trova un amico trova un tesoro. In questo caso io sono stato fortunato, non ne ho trovato uno, ne ho trovati diversi. Da primo, e in testa a tutto, è ovvio, va Antonio, mio fratello Antonio. Con lui abbiamo fatto tante cose. Lui faceva un po' il braccio, ma faceva anche la spalla, il sostegno. Poi ci sono i compagni della cosiddetta cordata Rusconi EC. Un piccolo gruppo molto legato, più piccolo, Giambattista Villa, giovane, solo 18 anni, Giambattista Crimella, 1 anno in più, Tessari, Giuliano Fabbri, che era un allievo della scuola. Verso la fine dell'estate, a cominciare da Antonio e anche altri, telefonavano: allora, l'inverno si avvicina, che si fa quest'inverno? C'è qualcosa oppure no? La risposta era sempre quella: sì, c'è qualcosa. E questo ci ha permesso, questa unione, di realizzare sogni altrimenti irrealizzabili. Fine anni 60, anni 70, noi, io e il mio amico Giambattista Villa, ci siamo comunque appassionati alla grande alla montagna, anche perché Val Madrera le montagne le ha proprio lì sopra. Il nostro punto di riferimento, se vogliamo, il nostro ideale di alpinismo era proprio quello che vedevamo dei nostri amici fratelli Rusconi, che già da qualche anno facevano queste invernali sulle varie pareti delle Alpi. Eravamo giovani, però non eravamo proprio sprovveduti riguardo andare in montagna. Allora Antonio ci teneva d'occhio, e dopo ho parlato con Gianni, perché Gianni cercava qualcuno che l'aiutasse a ancora andare in giro d'inverno, così piuttosto, Antonio fa, piuttosto che cercare fuori, ce l'abbiamo qua in casa due ragazzi che vanno bene, li conosco. Abbiamo cominciato a dire: ehi, guarda che Giambattista e Gianin sono dei ragazzi molto forti e molto preparati. E così abbiamo cominciato. Giuliano Fabbrica è nato nella nostra scuola di roccia Attilio Piacco di Val Madrera, è venuto a fare un corso di roccia e ce ne siamo accorti noi istruttori che era bravo, e abbiamo cominciato ad arrampicare anche lui con noi, e abbiamo fatto tanto. Un giorno Gianni mi propone di fare la prima ripetizione, la prima estiva del mio fratello. Ovviamente aderì subito, ed è stata una grande esperienza, il mio primo bivacco, la mia prima arrampicata veramente dura. E da lì molto probabilmente Gianni ha visto che potevo entrare nel loro gruppo, e l'inverno successivo con loro andai a fare la via Attilio Piacco, sulla nord del Cengolo, che anche quella era una prima invernale.
Anche quest'anno l'obiettivo invernale è assai ardito: aprire una nuova via sulla grande parete nord-ovest della civetta. Quest'anno ricorre i 50 anni della Via dei Cinque. È una strada molto lunga. E 72 avevamo un progetto ardito, il cuore della civetta. La grande parete aveva una parte centrale che tanti avevano tentato, ma pochi erano arrivati a superarla nei lati, sinistro o destro. Il vero centro del cuore, che è la forma, che ha proprio la forma del cuore, di 500 metri di strapiombi, poco meno, era lì, ancora intatta, nessuno era passata. Quindi noi andiamo a visitare la parete. Le voci che c'erano, che Casimiro Ferrari Lecchese aveva tentato anche lui di superare il cuore, e l'abbiamo anche trovato lì alla base, ci ha spinto a modificare il programma. Così, anziché andare come gli amici pensavano alla Via dei Fili, che da anni anche quella, il Giro Fili Flam, veniva tentato, andiamo a tentare subito la Via dei Cinque. Non dicevo mai l'obiettivo, perché è ovvio, se vengono sulla tua via che avevi in mente di fare, ti dà un po' fastidio. E allora tenevamo nascosto fino a che era fatta, o quasi. Noi pensavamo, perché si parlava molto del Dietro Filip, la prima invernale del Dietro Filip, e quando siamo arrivati là con tutto il materiale che c'era al rifugio Tissi, ci si eravamo un po' posti qualche domanda per come mai così tanto materiale. In effetti l'abbiamo capito dopo, successivamente, che non ripetavamo più il Dietro Filip in invernale, ma per una via nuova per il cuore del Civetta. Io con Gian Battista eravamo quelli più giovani, andare a fare una salita di quel genere. Io avevo 18 anni, fa è un po' dura. Mentre la Filip tu l'avevi studiata, anche se in versione estiva, però sapevi cosa ti aspettava, lì invece non si sapeva assolutamente niente. L'unico che sapeva qualcosa era Gianni, e quindi eravamo abbastanza tesi. Quando ho visto per la prima volta questa muraglia, mi sono spaventato, perché una muraglia così grande non l'avevo mai vista. Il 30 gennaio, con mio fratello Antonio, Giorgio Tessari, Giuliano Fabbrica, Giambattista Villa e Giambattista Crimella, guardiamo la parete nord-ovest dalla terrazza del rifugio Tissi, che l'amico Livio ha aperto apposta per noi. Con il saluto di Livio diamo inizio alla nostra avventura. Parete di 1300 metri circa di dislivello. C'è una prima parte che è chiamata un po' lo zoccolo della parete, che arriva a certe difficoltà. Naturalmente d'inverno vengono molto più accentuate queste difficoltà. Poi c'è la parete centrale, il famoso cuore del Civetta, che è praticamente tutto uno strapiombo. Ci sono ben pochi posti orizzontali dove appoggiare i piedi e si è sempre un po' appesi ai materiali alpinistici. Allora si usavano le famose staffe, scalette che agevolavano la salita, dove non c'era possibilità di mettere l'appoggio, di mettere il piede, insomma, ecco. La terza parte era invece la parte finale della parete del Civetta, in cui c'era un po' di tutto, c'era, oltre alla neve d'inverno naturalmente, al ghiaccio, c'era un po' misto, ghiaccio e roccia, fino alla parte finale, dove poi anche noi ci siamo un po' meravigliati nel ritrovare ancora degli strapiombi da dover risalire per poter arrivare alla parte proprio finale, sommitale, ed arrivare in cima. Tre tentativi l'abbiamo fatto. Il primo, sempre sotto brutto tempo, forte valanghe,
difficoltà alte, riusciamo a percorrere solo 200 metri e poi rinunciamo. Sulla civetta venivano giù di quelle valanghe che erano veramente spaventose, e quando sullo zoccolo ti arrivavano di queste valanghe addosso, dovevi cercare di fare la svelta a coprirti la bocca, coprirti il viso per non respirare la neve, perché non riuscivi più, ti entrava in gola. Secondo tentativo è durato ben 10 giorni con 9 bivacchi. Ci si alternava. In parete normalmente restavo io, a volte con Giambattista Crimella, a volte anche solo con Giorgio Tessari. Gli altri avanti e indietro a portare materiale e rifornimenti. Con Gianni Rusconi eravamo un po' la cordata di punta, perché mi trovavo molto bene a arrampicare come capocordata, e lì lui ha voluto testare le mie capacità e le mie forze sull'andare su certe difficoltà, e durante la stagione meno consona, se vogliamo, con l'inverno, col freddo che faceva e con le nevicate che faceva, perché allora di neve ne faceva tanta, ma tanta. Anche lì brutto tempo ci ricaccia a casa, e l'inverno passa, ci fa venire il pensiero di non riuscire a farla, abbiamo paura di non riuscire, ma proprio a metà marzo, un'apertura, una finestra di bel tempo, dice: andiamo, questo è l'ultimo tentativo, dobbiamo fare il possibile per riuscire a raggiungere la cima. Naturalmente nei giorni di arrampicata c'erano momenti di tensione, tanta tensione a volte. E a volte è capitato che si è incastrato uno zaino e non veniva su, abbiamo dovuto andare giù a sbloccarlo, tirarlo su, e poi su nei strapiombi, noi che portavamo avanti e indietro corde, porta su materiale, io tirar fuori qualche chiodo per poter portarlo avanti, e questi erano momenti di tensione. E poi negli strapiombi, che quando tu partivi dal terrazzo cominciavi ad andare fuori 1,5 metri, 2 metri, cominciavi a girare, e questo dava una sensazione di grande paura. In parete abbiamo fatto 25 giorni più o meno, mi sembra, e dopo 16 bivacchi, e l'ultimo tentativo abbiamo fatto 7 bivacchi per 8 giorni per arrivare in cima. E così il 22 marzo del 1972 arriviamo in cima. Uno alla volta, a partire da Giambattista che arriva per primo, a Giorgio che arriva per quinto. Su in cima una grande emozione, una gioia, e anche il sole esce ad abbracciarci. E poi, mettendo le ali alle spalle, giù, verso gli stolari, verso gli amici, verso i familiari, verso la vita normale. Ho avuto la sventura che sulla Grande Cesa incominciai ad avere dei sintomi di influenza, e pertanto mi riportarono giù al rifugio, e dopo un po' di giorni pian piano sono ritornato a casa. Ho partecipato al primo e al secondo, ma non ho partecipato al terzo tentativo, che è stato quello finale. Ovviamente per me era un po' dura da digerire, perché mi ero preparato, avevo partecipato, eccetera, ma alla fin fine ho dovuto rinunciare. Per mia fortuna, l'anno successivo, l'anno della Philippe Flamme, sono ritornato a far parte del gruppo e sono stato bene. L'anno dopo rimaneva che il Philippe Flamme era rimasto ancora, usiamo il termine tra virgolette, vergine. Avevo subito un'operazione alla mano, e questo mi vincolava, mi limitava nei movimenti. Però Giambattista, che l'anno prima
La Via dei Cinque è stato un po' un collaudo, un allenamento, una preparazione a fare da capo cordate tiri invernali. Qui sulla Via Filifra ha fatto la parte del leone e questo ci ha permesso che in due tentativi soltanto noi siamo riusciti ad arrivare in cima. In cima un tempo freddo, all'Alleghe 28 sotto zero, su 2000 metri più in alto, secondo le regole dovremmo essere a 40 sotto zero. In più c'era il vento, un vento forte. La gioia dell'arrivare in cima è stata forte, però dopo c'era la discesa e lì ci ha messo maggiormente allo stremo. In mezzo alla tempesta di neve mi si era slacciata, mi si era rotta una ghetta dello scarpone e praticamente avevo avuto un po' un principio di congelamento, quindi ho provato anche quello. Il soccorso di Alleghe, preoccupato dal fatto che da due giorni non c'erano contatti e da brutto tempo, avevano fatto un tentativo gli alpinisti più forti del momento lì a venire su per aiutarci a scendere, ma arrivati sotto la ferrata Tissi hanno dovuto ritornare indietro per il brutto tempo e noi eravamo su ancora sopra al Torrani. Non ci siamo incontrati, ma il fatto che a fatica siamo riusciti a individuare delle tracce che sembravano lasciate da qualcuno, seguendo quelli nei momenti di chiarore che il brutto ci lasciava, ci hanno facilitato a tornare a casa. E così anche i figli Franco, con gran soddisfazione e gioia, l'abbiamo portato a casa. La cosa che mi ha colpito di tutte queste scalate, di questo periodo passato con loro, è stato il gruppo, l'amicizia. Cioè, noi eravamo amici non solo nel momento di andare a scalare, ma anche al di fuori, ci si trovava a Val Madrera, si andava in montagna assieme sempre. Il ricordo più forte che mi è rimasto. In effetti questa amicizia, questa appartenenza a questo gruppo dura tuttora. Nel nostro gruppo ognuno aveva un compito specifico, quindi te sapevi che dovevi fare quel compito lì, per esempio te dovevi la mattina dovevi preparare la neve per far l'acqua, o dovevi preparare la tenda, ognuno aveva il suo compito specifico, anche lo zaino non si stava lì a guardare il mio pesa di più, il tuo pesa di meno, no? Quando c'era da mettere dentro la cosa nello zaino si prendeva, si buttava dentro tutto e via, non si stava lì a fare la pittima, il chilo pesa più sempre. Era così, era il gruppo, era forte il gruppo. Grandi esperienze, grandi emozioni. Che grande gruppo, un gruppo che litigava a volte perché le cose non andavano bene, ma alla fine c'era una grande pace. Il merito non è solo nostro, è anche di tutti quelli che ci hanno aiutato, a partire da un altro fratello, Luigi, degli altri amici che con lui ci accompagnavano alla base delle pareti, venivano a prenderci e portarvi la roba. Quindi grazie alla mamma, alle mogli, la mia e quella degli altri anche, perché questi ci hanno permesso di poter andare, realizzare senza essere là in parete col rammarico e il pensiero che a casa erano arrabbiati. Sicuramente altri alpinisti erano più forti di tutti singolarmente noi, o quasi, perlomeno sicuramente di me. Però l'unione, come dice il detto, fa la forza.